Caro mio Francesco, come vedi ti scrivo, e quando uno scrive deve avere un motivo. Il mio è dirti che la tua avvelenata in questi giorni l'ho consumata. Risulta evidente quanto siamo diversi, quanto son diversi i tempi del percorso, ma sono giorni in cui suona più vicina tutta quella tua incazzatura. Sarà che anche qui le 4 del mattino, sarà che anche qui l'angoscia è un po' di vino, sarà che non ci posso fare niente se ora mi viene sul veleno. E allora avanti un altro, e con quello che guadagni stai muto. Avanti pure un altro, con quello che guadagni sorridi nella foto. Caro il mio Francesco, questa lettera ti arriva in un paese piccolo lì sugli Appennini. Ho capito forse come mai ci vivi, che tanto ci si sente soli. Ci si sente soli per quello che si è visto, e poi per tutti quelli che han fatto così presto a montare su per fare un po' il tuo viaggio, giurando che per te davano un braccio. Parlavano di stile, di impegno e di valori, ma non appena hai smesso di essere utile per loro, erano già lontani, la lingua avvicinata a un altro culo. E allora avanti un altro, e almeno chiedi scusa del disturbo. Avanti pure un altro, che se sei lì sarà perché sei solo un po' più furbo. Caro il mio Francesco, che conosce un po' i colleghi e forse non a caso vivi lì sugli Appennini, sai qua giù ce n'è in qualche modo di tre tipi: bravi artisti, furbacchioni e topi. Il topo canta solo di quanto lui sia puro, e poi dà via la madre per stare sul giornale, ed è talmente puro che ti lancia merda soltanto per un titolo più largo. Io che il mio disprezzo me lo tengo dentro, che l'etamaio è colmo già pubblicamente, ma quei presunti puri mi possono baciare queste chiappe allegramente. E allora avanti un altro, e volevi la tua bici pedalare. Avanti pure un altro, rispondere agli insulti è solo bassa promozione. Caro il mio Francesco, abbiamo tanti privilegi, ma fra questi certo non rientrano gli sfregi di chi vuole parlare andando solo a braccio di cose di cui non capisce un cazzo. Non so com'era allora, so un poco com'è adesso, o sei il numero uno o sei il più grande cesso. E il tempo che ti danno è fino al ritornello, e tante volte neanche fino a quello. C'è peggiore sordo e chi non vuol sentire, tu pensa chi non sente poi ne vuol parlare, ma caro il mio Francesco è già mattina, qui mi devo svegliare. E allora avanti un altro, ti passo il mio telefono, salutami la tipa. Avanti pure un altro, convincila che sono il suo ragazzo per la vita. Francesco, è il momento dei saluti. Ci avremmo riso sopra se ne avessimo parlato. Lo so che non ha senso starsi a lamentare di alcune conseguenze del mestiere, e so che mi son fatto prendere la mano perché uno sfogo fa sbagliare spesso la misura, ma come ti dicevo, sono le 4 del mattino, l'angoscia è un po' di vino. E allora vado avanti a cantare della vita, sempre solamente per come io la vedo, che la morte se la suona e se la canta chi non sa soffrire da solo. E allora avanti un altro, e qualcuno che abbia voglia di ascoltare. Avanti pure un altro, e qualcuno che abbia voglia di ballare. E allora
abbia il tempo di ascoltare.